Da domani si torna al ristorante anche al chiuso. Biodigestore, ecco il progetto da realizzare entro dicembre 2022. Montenerone, il rifugio Corsini rinasce dalle ceneri dell'incendio del 2017. World Cup di Ritmica Pesaro, 12esima edizione d'oro per le azzurre. Una buona serata a tutti voi telespettatori di Rossini TV che come ogni sera ci seguite sul canale 633 del Digitale Terrestre. Questa è Rossini News, questo è il nostro telegiornale di lunedì 31 maggio che apriamo ricordandovi il prossimo step del calendario delle ripartenze dopo il decreto riaperture del governo Draghi. Da domani, martedì 1 giugno, anche nella regione Marche, come in tutta Italia, tutta l'Italia che è rappresentata in zona gialla, torna la possibilità di pranzare e cenare in bar e ristoranti anche al chiuso e con la possibilità di consumazione al bancone. Un altro passo avanti soprattutto per quelle strutture limitate negli spazi all'aperto. Passo successivo, quello del 7 giugno, quando il coprifuoco sarà spostato dalle ore 23 alle ore 24. E il nostro primo servizio di oggi è dedicato al biodigestore, un argomento del quale si è discusso tanto negli ultimi mesi che ora è arrivato a un punto di svolta. L'impianto di biodigestione e compostaggio di rifiuti organici si costruirà entro dicembre 2022 nel territorio compreso fra Talacchio, Padiglione di Tavuglie e Belvedere Fogliense. Oggi Marche Multiservizi ha presentato il progetto definitivo di costruzione. Uno stomaco di 22.000 metri quadrati che si tenterà di armonizzare fra Talacchio, Belvedere Fogliense, Padiglione e Rio Salso. Per Green Factory, società di Marche Multiservizi che gestisce il ciclo di rifiuti a libero mercato, sarà questo il biodigestore ormai pronto a passare dall'imminente conferenza dei servizi ad un piano esecutivo di lavori da realizzare entro la fine del 2022. Sarà uno stomaco perché sarà un impianto capace di digerire 75.000 tonnellate di rifiuti organici e 30.000 di sfalci, ramaglie e potature recuperabili per trasformarli in biometano destinato ad utilizzo domestico o a combustibile per autotrazione eppure a compost naturale di alta qualità. Prodotti ecologicamente molto meno impattanti rispetto a metano di origine fossile o concimi chimici. Nell'auditorium di Marche Multiservizi, Green Factory ha presentato attraverso l'architetto Marco Gaudenzi e l'ingegnere Franco Macor i rendering di realizzazione architettonica e il metodo di lavoro dell'impianto. Avevo dichiarato in un altro contesto che volevamo fare l'impianto più bello e più funzionale d'Italia. E sul fatto che sia il più bello, credo che oggi abbiamo la testimonianza perché l'architetto Gaudenzi che abbiamo utilizzato per questo progetto credo che abbia dato prova delle sue competenze e della sua professionalità, producendo un progetto che dal punto di vista architettonico non solo si contestualizza in un paesaggio, ma credo che sia un contributo all'abbellimento di quel paesaggio. Quindi siamo molto soddisfatti di questo lavoro. Abbiamo lavorato 5-6 mesi abbondanti per realizzare il progetto, che non è solo quello architettonico, ma tutto il progetto impiantistico dal punto di vista ingegneristico, ma soprattutto per corredarlo di tutti quelli che sono gli elementi funzionali all'autorizzazione. Questi 5-6 mesi di lavoro sono serviti per fare lo studio di impatto ambientale, il monitoraggio del traffico piuttosto che quello d'origine, piuttosto che tante altre cose. Il lavoro fatto, dicevo, è molto elevato. Il 26 abbiamo presentato all'amministrazione provinciale l'istanza formale. E quindi adesso partirà la conferenza dei servizi. E poi, una volta ottenuta l'autorizzazione, partiremo con la realizzazione che come obiettivo contiamo di realizzarlo durante il 2022 e arrivare al 31/12 con l'impianto funzionante.
Un progetto da 35 milioni di euro di investimento che la superficie coperta accompagnerà anche la piantumazione di 500 alberi e consentirà l'impiego fisso di 15 nuove unità lavorative e circa 50 persone occupate indirettamente alla funzionalità dell'impianto. L'amministratore unico di Green Factory ha sposato concettualmente tutte le richieste che sono state portate avanti all'interno del CDA di Marche Multiservizi, e l'ingegner Macor e l'architetto Gaudenzi hanno messo a sistema un rapporto fra impiantistica moderna e territorio che non è una cosa che si vede tutti i giorni, e devo dire che l'importanza del contesto e del paesaggio è stata poi rapportata in tutte le dinamiche di questo meraviglioso progetto, e questa è l'idea che ormai da diverso tempo stiamo portando avanti anche come Marche Multiservizi. Sarà un tassello importante nei prossimi bilanci di sostenibilità. E rimbalziamo ora verso l'altra principale società di multiservizi del territorio, la Fanese Aset, che gestirà la nuova farmacia di Sant'Orso che è stata inaugurata sabato. Fra i tanti nuovi servizi ci sarà anche un innovativo robot che si occuperà della gestione del magazzino. Spazi raddoppiati, più tecnologia e molti più servizi. Grazie ai lavori appena terminati, la farmacia di Sant'Orso, gestita da Aset SPA, è sempre più un punto di riferimento per i residenti del quartiere e per tutti i fanesi. Abbiamo capito qual è l'importanza da un po' di tempo e i servizi che possono essere erogati sul territorio. In più siamo interessati anche a quest'area, il quartiere di Sant'Orso, il più popolato di Fano. Riteniamo che ci debbano essere tutti quei servizi per i quali la gente si muova di meno e possa avere sotto casa alcune tipologie appunto di strutture e di servizi di cui godere. Quindi l'occasione è stata ghiotta perché potevamo avere la possibilità di ampliare i locali della precedente farmacia, e quindi abbiamo deciso di fare in modo di raddoppiarli. Nello stesso modo abbiamo cercato e siamo riusciti a evitare che ci fossero interruzioni di servizio, e quindi abbiamo avuto un periodo nel quale vennero fatti questi lavori di ristrutturazione che fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi, e quindi abbiamo salvato, come si dice, capre cavoli, cioè abbiamo portato avanti una ristrutturazione più che dignitosa di questi locali, e in più abbiamo anche assicurato al quartiere la continuità appunto dell'attività della farmacia. Non si è trattato di un semplice restyling, ma di un rinnovamento vero e proprio in quanto a dimensioni e opportunità. Grazie anche a questi nuovi spazi avremo attivato anche una sala di consulenza dermocosmetica, dove pensiamo di andare ad attivare delle giornate dedicate di dermocosmesi con delle linee proprio specifiche anche per problematiche legate alla pelle. In più, grazie proprio alla nuova stanza che è stata adibita ai servizi di autoanalisi, anche di oltre pressorio, andremo ad attivare tutte queste cose anche qui a Sant'Orso. Elettrocardiogrammi, misurazione di colesterolo, glicemia e trigliceridi, ma anche prestazioni infermieristiche e consulenze. Merito dei nuovi spazi, certo, ma soprattutto della preparazione di chi in farmacia ci lavora ogni giorno. Personale formato, giovane, in grado di dare tutte le risposte alla clientela, anche quelle più innovative. Infatti il futuro che noi pensiamo per le farmacie, ma anche per il farmacista, è di un professionista sanitario capace di risolvere qualsiasi necessità in termini di consulto, ma anche di nuovi servizi. I nostri farmacisti stanno tutti in forma di abilitazione per i nuovi servizi innovativi. Pensiamo, abbiamo anche uno stock, un nuovo numero di farmacisti vaccinatori che saranno disponibili per tutte queste nuove sfide che ci presenteranno. E non è tutto, perché nel sotterraneo vi è un'innovativa new entry, un robot in grado di gestire il magazzino, velocizzando l'erogazione dei medicinali, ma anche controllando scadenze e posologie. Il nostro robot ha permesso di ottimizzare tanti servizi e di guadagnare tanto spazio al banco, quindi di dedicare maggiore tempo al cliente, perché comunque abbiamo dimostrato che nel tempo il ruolo del farmacista e l'ascolto del farmacista è diventato un ruolo molto prezioso per la gente. Questa inaugurazione è un ulteriore passo in avanti, l'ampliamento di una farmacia importante in un quartiere importante, ma è un'azione strategica, perché sempre più le farmacie diventano un punto di riferimento per una comunità. Una nuova farmacia rinnovata
rinnovata, tecnologicamente avanzata, perché hanno dei sistemi anche organizzativi fortemente innovativi, quindi è una bella risposta, è una giusta risposta per avvicinare sempre più le persone, ma per avvicinarsi anche alle persone. Sappiamo che oltre a dare consegnare medicinali sono anche un punto di riferimento per delle consulenze e per dei suggerimenti, quindi una bella cosa, e ASET ha dimostrato di avere ben chiaro i suoi obiettivi. La nostra azienda pubblica rappresenta anche in questo caso un punto essenziale per le strategie e le politiche di questa città. E la rinnovata struttura della farmacia comunale di Sant'Orso rappresenta esattamente questo, un ulteriore presidio e servizio per i cittadini che migliora non solo in spazi ma anche in tecnologie e in capacità di risposta al cittadino. Oggi è una giornata importante non solo per il quartiere di Sant'Orso ma per tutta la comunità fanese, perché migliorano i servizi delle farmacie che in questo anno così difficile e complesso sono già state, hanno dimostrato di essere un importantissimo presidio di salute di sanità sul nostro territorio, e anzi in questa occasione credo che sia giusto a nome dell'amministrazione comunale di Fano ringraziare tutto il personale delle farmacie comunali di ASET, perché veramente hanno rappresentato un punto di riferimento importante per tutti i cittadini, per tutte le cittadine. Ed ora il quotidiano bollettino riguardanti i dati di Covid-19 nella nostra regione, che come ogni lunedì ci presenta una ridotta cifra di tamponi effettuati. 1.074 in totale, di cui 451 nel percorso nuove diagnosi. I positivi sono 50, di cui 15 in provincia di Pesaro Urbino. 2 i decessi registrati nella giornata di ieri, per 3.015 morti complessivi nelle Marche da inizio pandemia. E il Covid-19 e la sua gestione in ambito ospedaliero sono diventati anche materia scolastica. Questo perlomeno è il senso del progetto HOPE, portato avanti dall'Istituto Superiore Bramante Genga di Pesaro, che ha condotto gli studenti a pianificare la fattibilità di un Covid hospital. È stata un'iniziativa un po' fuori dagli schemi normali, no? E considerato che questa pandemia ci ha toccato tutti in maniera direi abbastanza profonda, abbiamo pensato con i ragazzi di provare a immaginare nella realtà di Pesaro un ospedale Covid per un'emergenza. E abbiamo individuato una zona, poi la cosa subito che si è resa necessaria è quella di acquisire un minimo di esperienza, perché per i ragazzi è un'attività didattica, e quindi abbiamo invitato qua delle persone che si erano già occupate di iniziative, di strutture di questo genere, come il dottor Bertolaso e l'ingegner Manenti. Poi da lì siamo passati sul campo, siamo andati a Campanara, dove abbiamo avuto dal comune di Pesaro la disponibilità di poter visitare uno dei capannoni che il comune ha acquistato, e lì ci siamo un pochettino messi in gioco, cioè abbiamo usato tutte le tecnologie che molto spesso noi raccontiamo ai nostri ragazzi che vogliono iscriversi a questo istituto, che sono presenti in questo istituto. Abbiamo detto bene, vediamo un caso concreto e usiamole tutte. Quindi in questo progetto c'è di tutto, abbiamo dei laser scanner, l'uso dei droni, della fotogrammetria, le restituzioni 3D, la realizzazione della realtà virtuale. I ragazzi hanno cercato di mettere sul tavolo tutte le competenze e le abilità che sono riusciti ad acquisire in questi anni. E devo dire che il lavoro sicuramente peccherà dal punto di vista della perfezione esecutiva, perché non avendo l'esperienza nel campo della sanità, degli ospedali e tanto più di un ospedale Covid, magari qualche pecca ci sarà. Però è venuto un discreto lavoro e come docenti siamo veramente soddisfatti. Devo fare i miei complimenti ai ragazzi, ai loro docenti, che naturalmente se non ci sono loro che poi li spingono e li seguono, naturalmente è chiaro che no, niente può andare avanti. Voglio ringraziare anche l'assistente tecnica Nadia Mazzarella, perché appunto se questa, no, diciamo anche tutti gli strumenti che i ragazzi possono usare per fare questi lavori naturalmente sono anche da lei curati e tenuti in perfetto ordine, e anche quando i ragazzi escono per fare, no, i rilievi eccetera, lei c'è sempre. E sinceramente ecco, questo vuole essere un messaggio che deve arrivare a chi deve arrivare davvero, perché è una scuola questa che merita davvero rispetto, dignità,
e la giusta considerazione, perché di questo sono capaci i nostri ragazzi, sono ragazzi che potranno dare tanto anche nel momento in cui escono dalla scuola, anche veramente fuori, al mondo del lavoro, a chi appunto ha bisogno di professionisti come loro. È stato sicuramente interessante, anche perché ci fa, a noi specialmente di questa scuola, ci fa ben capire come è dopo il mondo fuori, come lavoriamo. Inoltre è una cosa molto attuale e comunque sia ci ha fatto molto piacere a tutti quanti. Il nostro istituto tende molto a mostrarci anche la parte pratica, perché alla fine è quella la parte che poi andremo a svolgere una volta usciti dal nostro istituto, così da capire anche com'è il mestiere nel vivo. Sicuramente ha aiutato a lavorare in gruppo e anche lavorare con gli esperti, che ci hanno fatto vedere anche tecniche nuove che non conoscevamo. E ci siamo trovati comunque, certo, dei problemi, anche come succede spesso in questi tipi di lavori, però sia con l'aiuto dei prof, sia con le conoscenze che comunque abbiamo acquisito in questi anni, siamo riusciti a lavorare al meglio senza troppe preoccupazioni, eventuali problemi abbiamo cercato di consultarci con i prof, ma i prof hanno cercato di lasciarci più spazio possibile a noi per sviluppare al meglio le nostre idee con le conoscenze che per l'appunto abbiamo ottenuto durante questi stessi anni. Questo progetto rappresenta la realtà di quello che c'è al di fuori del nostro istituto e di come dobbiamo farlo nella realtà. Cioè, siamo passati da una ideologia, da un qualcosa di teorico a un qualcosa di pratico. È stato molto interessante e soprattutto molto educativo poter lavorare con qualcosa di vero, con qualcosa che avevamo in mano e con qualcosa che speriamo possa essere realizzato. Tragedia nelle campagne attorno a Sasso Corvaro. Nella giornata di ieri Giulio Mulas, agricoltore di 67 anni, è morto schiacciato dal peso del suo trattore che si è rovesciato in una pendenza. Vano l'intervento dei vigili del fuoco di Macerata Feltre, che assieme agli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. E continuano ad aprire punti vaccinali di prossimità nella provincia di Pesaro Urbino. Oggi è stato inaugurato il punto vaccinale di Marotta presso il locale bocciodromo comunale. Giovedì sarà il turno del lab di Pergola. Importante ripartenza anche per 9 scuole di danza di Pesaro, che da domani, martedì 1 giugno fino al 30 luglio, avranno a disposizione delle loro attività all'aperto una tensa struttura nel campo scuola di Via Respighi, messa a disposizione dal comune di Pesaro. A Fano l'edizione 2021 di Passaggi Festival avrà fra i suoi ospiti anche Sharon Stone. Il 21 giugno l'attrice di Hollywood sarà in collegamento da Los Angeles, intervistata dalla giornalista Silvia Bizio, interagendo a Fano col critico cinematografico Paolo Mereghetti e il direttore del festival Giovanni Belfiori. Nell'occasione Sharon Stone presenterà il suo libro autobiografico Il bello di vivere due volte. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni, che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero WhatsApp dedicato 370-366-7210. Un altro telespettatore ci segnala un'altra situazione di erbe incolte che richiederebbero un intervento di tosatura. Nello specifico si tratta dell'area verde di via Meucci in zona Montegranaro. E ieri le telecamere di Rossini TV sono salite sul Monte Nerone in occasione della riapertura del rifugio chalet Principe Corsini. Si tratta di uno storico punto d'incontro per i territori montani di Piobbi Capecchio, dedicato agli escursionisti sul Nerone. Un rifugio che andò in fiamme nel 2017 dopo 50 anni di attività. Ieri è stato inaugurato e nei prossimi giorni Rossini TV trasmetterà uno speciale realizzato da Francesca Tricca, del quale vi mostriamo un'anteprima. Riapre lo storico rifugio Chalet Corsini a Monte Nerone, luogo di rinascita per tutto il nostro entroterra. Sì, veramente, questo qui è una giornata per noi eccezionale, cioè l'aspettavamo da 4 anni, no? Cioè, da quello che è successo quella volta, oggi veramente per noi è una giornata molto bella. Siamo stati gratificati anche dalla presenza di tanti amministratori dalla regione, la provincia, i sindaci del territorio, le unioni montane.
Cioè, quindi vuol dire che abbiamo fatto una cosa importante, importante per il territorio. Abbiamo lanciato le basi, secondo me non è questo qui un punto di arrivo, ma un punto di partenza per la rinascita, per lo sviluppo turistico del Monte Nerone. E abbinare la montagna, la natura col buon mangiare, penso che sia stata un'ottima idea. Abbiamo cercato di costruire un rifugio green. Qui oggi abbiamo inaugurato un rifugio che non è soltanto un luogo dove si farà enogastronomia, dove si farà accoglienza turistica, è un simbolo, perché è partito da una grande tragedia di 4 anni fa con Andando a Fuoco, e il fatto che oggi si riapra, anzi si rilanci questo luogo meraviglioso con una struttura nuova, con tutti i comfort e in grado di essere la miglior struttura ricettiva della zona, è sicuramente un messaggio positivo di cui le aree interne hanno bisogno, un esempio da seguire. E per noi è davvero un grande piacere essere qui oggi a inaugurare una cosa che rimarrà nella storia. Può davvero ripartire il piacere di venire a fare turismo qua nelle aree interne. Questo è un fatto positivo che noi vorremmo portare avanti con anche riforme legislative come quelle che stiamo facendo sui borghi, e cercheremo anche con, utilizzando i prodotti locali come la birra e alcuni prodotti che identificano queste aree, di farlo diventare un turismo che vada di moda, così come deve tornare un luogo dove si vive bene e dove c'è grande qualità della vita. E come ogni lunedì, ampio spazio allo sport, pagina sportiva che cominciamo concentrandoci sulla World Cup di ginnastica ritmica che questo weekend si è tenuta a Pesaro alla Vitrifrigo Arena per il 12° anno. Per la 12ª volta la Vitrifrigo Arena è stata il teatro della tappa italiana della World Cup di ginnastica ritmica. Per la prima volta Pesaro ha però ospitato le migliori ginnaste del mondo senza l'applauso del pubblico, escluso come da normative Covid. Dagli schermi TV si sono comunque potuti applaudire anche 2 ore di squadra nella disciplina delle 5 palle e in quella dei 3 cerchi e 4 clavette. Soddisfacenti anche i piazzamenti delle individualiste Sofia Raffaeli e Alexandra Agiurgiu Cugulese, così come molto soddisfatto è stato il comitato organizzatore di una Pesaro sempre più capitale italiana della disciplina. È 12 anni che organizziamo questa Coppa del Mondo, doveva essere il 13°, ma purtroppo l'anno scorso è saltato. Sì, però le cose cambiano sempre, quindi comunque bisogna sempre migliorarsi e non è detto che sia ancora tutto perfetto, insomma c'è margine di miglioramento, però penso che comunque, anche se non c'è il pubblico, sia comunque anche a livello di layout bellissimo e spettacolare in TV. Siamo molto contenti perché è l'evento internazionale che parte per primo in Italia dal punto di vista proprio di tutti gli sport, e per la nostra città e per il territorio segna la ripartenza anche della stagione turistica, portando insomma centinaia di persone nella nostra città, nelle nostre strutture ricettive, facendo partire realmente insomma la parte turistica del nostro territorio. E per noi è una soddisfazione doppia, perché il 12° anno di organizzazione di questa manifestazione ci ha fatto arrivare ai vertici mondiali proprio sotto il profilo organizzativo, e ci candideremo sicuramente altri 4 anni per la riorganizzazione. Dal punto di vista sportivo, Pesaro è stata anche uno degli ultimi test probanti per le farfalle azzurre in vista delle Olimpiadi di Tokyo. La Federazione Ginnastica parteciperà a Tokyo non solo con la squadra nazionale, ma ben con 2 ginnaste individualiste. Tutte e 2 le ginnaste che porteremo a Tokyo saranno sicuramente competitive, e la nostra ambizione è quella con le individualiste di entrare nella finale delle prime 10 ginnaste. Poi naturalmente è una gara unica nel suo genere, la finale olimpica, e quindi le porte sono aperte veramente per poter pensare di sognare e arrivare a una medaglia. Per quanto riguarda la squadra nazionale, è una squadra titolata, una tradizione veramente importante quella dell'Italia, e si va a Tokyo per anche lì sognare e per raggiungere una medaglia importante. La concorrenza è veramente agguerrita, e quindi sarà anche quello il momento proprio della competizione che determinerà chi è più forte.
Ancora sport, ma facciamo un passo indietro a quanto accaduto in un sabato di gioie e dolori contrapposti per la nostra provincia. Nella pallavolo femminile si è infatti registrata la storica promozione in Serie A1 della Megabox Vallefoglia, mentre nel calcio la delusione cocente della retrocessione in Serie D dell'Alma Juventus Fano. Bacchi precisa per Balboni, alza per il capitano che trova il punto, che vuol dire Serie A1, la Megabox Vallefoglia vince 3-1, 25-18. La Megabox si prende un posto in paradiso. Le Tigri di Vallefoglia si sono conquistate un posto nella prossima Serie A1 di pallavolo femminile dopo che sabato al Palla Dionigi di Montecchio hanno battuto in 4 set l'Eurospin Pinerolo vincendo la finale in appena 2 gare. Un successo inimmaginabile per la creatura pallavolistica del presidente Ivano Angeli ad appena un anno dal suo insediamento a Vallefoglia. Un capolavoro firmato da coach Buonafede e dalla tenacia senza fine di atlete straordinarie come Bacchi, Balboni, Kramer, Pamio, Bresciani, Bertaiola o Colzi. Gioisce Vallefoglia, lacrime per Fano nel calcio con la retrocessione in Serie D dell'Alma. Pareggio per 0-0 all'andata nel play-out al Mancini, pareggio per 1-1 nel ritorno di Imola. Risultato, Fano retrocede in Serie D senza perdere una partita nei play-out, ma penalizzata dal suo andamento in stagione che l'ha visto arrivare alle spalle dell'imolese in classifica. A Imola il Fano gioca una gara gagliarda, attacca più dell'imolese, ma non basta. Romagnoli avanti col gol di Masala all'82esimo, Montero pareggia all'88esimo e il portiere Rossi nega il gol salvezza Barbuti nel recupero. È vero che è un campionato che ha seguito sempre questa trafila, noi creiamo e non riusciamo a segnare, ma oggi sinceramente è stato proprio il colmo. Intanto aggrapparsi, oramai l'abito ha fischiato, è finita. L'obiettivo minimo che mi ero prefisso, io mi assumo tutte le responsabilità. Se l'Alma Juventus Fano in questo momento è retrocessa in Serie D, tutto deriva dalle mie scelte. Forse non ho saputo prendere le redini più fortemente in mano quando c'era bisogno. Io non so, ai ragazzi non si può rimproverare nulla. Due partite di Molese non ha meritato di restare in Lega Pro, perché era la mia squadra, ha fatto molto molto di più. Oggi non ci è stato dato un rigore clamoroso, abbiamo creato, sbagliato, traverse, parate del portiere, qualcosa di incredibile, e quindi è una possessione che non merita la mia squadra, ma la mia squadra non ha perso. Qua è solo una classifica, che sarebbe stata totalmente diversa, però creiamo tanto e non riusciamo a far gol, quindi questo è, ognuno poi dopo fare le sue valutazioni, perché il campo parla e parla ben chiaro, quindi ognuno poi farà le sue valutazioni su quello che non è andato e quello che non è andato, ma la mia squadra, con tutte le problematiche che può avere, tutte le difficoltà che può avere, non ha perso, ma ha fatto due pareggi e oggi meritava nettamente la vittoria. Arbitro a parte che non ha dato un rigore che è stata una roba pazzesca. Quindi ognuno fa le sue valutazioni con molta serenità. Beh, ho messo il cuore, mi sono ammazzato per questa squadra, per questi tifosi, per questa gente, e mi dispiace per loro, perché poi dopo la fine gli attori vanno e vengono, ma questa squadra qua, in queste due partite qua, non meritava sicuramente, no. Però non è uscita sconfitta, è uscita con due pareggi, ma in due partite ha meritato nettamente di vincere tutte e due le partite. E si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata, che comincia alle 21:15 con una nuova puntata dei Consigli del Giardino di Santa Maria relativa a fiori e piante. La puntata di questa sera sarà dedicata alle rose. A seguire alle 21:30 un approfondimento dedicato alle iniziative della WISP Sport per Tutti, Comitato di Pesaro e Urbino. E naturalmente ricordiamo anche a tutti i telespettatori di Rossini TV che ancora non l'avessero scaricata la possibilità della app di Rossini TV, uno strumento fondamentale per avere a portata di click la possibilità di vedere notizie, i nostri programmi o anche semplicemente per inviare segnalazioni alla nostra redazione. E si conclude qui questa nostra edizione di Rossini News. Da parte mia e di tutta la redazione, il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi.